Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e oggi vorrei parlarvi di un gioco annunciato durante le 3 di quest'anno che è passato un po' in sordina, ma secondo me ha tutte le carte in regola per diventare un titolo interessantissimo. Prima di entrare nel dettaglio mi raccomando, vi ricordo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati sulle mie prossime produzioni dove parlo mentre fa caldissimo. Iniziamo! Il titolo in questione è Gods and Monsters, nuova IP sviluppata da Ubisoft Quebec. Lo studio dietro all'ultima iterazione della saga di Assassin's Creed, ovvero Odyssey. Il gioco è stato presentato con un breve teaser trailer alla fine della conferenza Ubisoft. E vuoi che la gente ormai non era più tantissimo concentrata, vuoi che un po' il trailer effettivamente non è che mostri così tanto, ci sta che il gioco non abbia attirato l'attenzione del grande pubblico. Ora però che iniziano a essere rilasciate le prime informazioni ufficiali e mi sono rivisto il video più e più volte, secondo me il prossimo febbraio potremmo trovarci tra le mani uno dei titoli più interessanti di questa fine generazione di console. Quindi, cos'è Gods and Monsters? Beh, il gioco dovrebbe essere un action adventure open world con delle forti sfumature GDR che trae ispirazione principalmente da due fonti. Narrazione e immaginario si rifanno alla mitologia greca, mentre impianto ludico e vena artistica sprizzano Breath of the Wild da tutti i pori. Lo stesso movimento di camera e la posa assunta dal protagonista Phoenix durante il teaser trailer sono un chiaro omaggio visivo all'introduzione di Breath of the Wild, quando Link esce dal Santuario della Rinascita e si affaccia dal promontorio del Gran Plateau su tutta quanta Hyrule. Anche lo stile grafico ricorda in un certo senso l'avventura di Link su Switch, nonché l'idea di un mondo rurale in rovina praticamente abbandonato, anche se tutto è filtrato da un punto di vista tipicamente occidentale. Ed è proprio da questo indizio grafico che secondo me possiamo iniziare a costruirci un'idea più ampia e generale proprio sul gioco. Infatti secondo me non ci troveremo di fronte a un Zelda killer o all'anti Breath of the Wild, anche perché sperare solo di pareggiare uno dei giochi più importanti degli ultimi 20 anni è un'impresa disperata, ma più che altro Gods and Monsters ha tutte le carte in regola per tentare di replicare un'esperienza simile a quella di Breath of the Wild, però filtrata e tarata per un pubblico prettamente occidentale. Ed è un'ottima notizia che a dirigere il progetto ci sia Ubisoft Quebec, perché non solo si sono dimostrati uno studio capacissimo di rivitalizzare una serie che vive troppo spesso di alti e bassi, ma in più è uno studio che può riportare tutta l'esperienza accumulata durante il progetto di Odyssey all'interno di Gods and Monsters. È lo stesso direttore creativo, infatti, ad aver affermato che i 4 anni necessari allo sviluppo di Gods and Monsters sono stati visti come una sorta di naturale prosecuzione dello studio fatto dietro ad Odyssey, senza però le restrizioni dettate dalla saga di riferimento. Se un gioco di Assassin's Creed, per quanto rivoluzionario, necessita che siano seguiti determinati binari ludici e narrativi, una nuova IP lascia molta più libertà creativa al team di sviluppo. Quindi, ipoteticamente, in Gods and Monsters non solo confluiranno decenni di esperienza nella progettazione di un open world, ma anche, ad esempio, i tratti caratteristici dei GDR visti in Odyssey, come la personalizzazione di protagonista e inventario, ma anche la padronanza narrativa di una mitologia già ampiamente esplorata nel capitolo dedicato agli assassini dell'antica Grecia. E poi, un altro dato fondamentale è quello che Ubisoft, vuoi o non vuoi, tende a saturare il mercato con una quantità di titoli infinita che spaziano tra i generi più disparati. Ovvio, molto spesso ci troviamo di fronte a dei titoli pensati per vendere il più possibile e creati proprio con lo stampino, ma non dimentichiamoci che Ubisoft ha anche pubblicato alcune delle esperienze ludiche più peculiari e interessanti degli ultimi anni, e Gods and Monsters potrebbe tranquillamente rientrare in questa seconda categoria, o almeno così spero. Penso di aver detto tutto ragazzi, purtroppo del gioco si hanno ancora pochissime informazioni e lasciano un po' il tempo che trovano. Il gioco comunque uscirà a febbraio 2020, quindi manca relativamente poco e secondo me molto presto, diciamo dopo l'estate, inizieremo ad avere le prime informazioni concrete e magari anche i primi video di gameplay. Io sono curiosissimo, ma a questo punto aspetto di sapere la vostra opinione. Fatemi sapere nei commenti se questo Gods and Monsters vi convince, oppure se non c'è proprio niente da fare, finché non uscirà Breath of the Wild 2 non toccherete mai più un open world. E in caso vi capisco. Comunque, grazie mille per l'attenzione, io sono il Poro Michele, andiamo per i 1000, ci siamo quasi, ciao!